Da oggi inizia questa nostra preparazione pre-cambionato. Io preferisco che si faccia qui in montagna perché l'ossigeno allarga i polmoni e allarga pure il cervello di qualcuno di noi. Oh, voi sapete che le migliori tattiche di preparazione nascono da Coverceno. C'è chi ha usato la zona in un modo, la zona in un altro, il barone Lidom ha usato la zona lenta. Il famoso Erickson ha usato, buon per lui, la zona velocissima, mentre Berzot, per esempio, ha usato la zona mista, che scherzosamente da noi viene chiamata la zona pipa. Io invece ho cercato di fare una zona un po' diversa. Signor Orecchia, attenzione, io che tipo di zona uso? Che uso io? La? La B? La Biro. La Biro. Quindi uso la Biro, il signor De Sisti usa il pennarello, vero? Trapattoni invece uso la penna stilografica, senza inghiostro dentro, perché invece dell'inghiostro ci sputa dentro all'occhio direttamente del suo allenatore Zecotto. Ma che cavolo c'entra? Io sto parlando della bizona! Stiamo attenti! In che cosa consiste questa bizona? Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5. Ma, mister, che si gioca in 15? Allora, dicevo 15, non è vero 15, sono 16, perché ti sei dimenticato il portiere. Io ho detto 15 perché, mentre i 5, per esempio, della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedano. E così viceversa. Allora la gente pensa, che c'ha 5 giocatori in più? Invece no. E perché mentre i 5 vanno avanti, gli altri 5 vanno dietro. E durante questa confusione generale, le squadre avversarie si diranno, ah, che sta succedendo? E non ci capiscono niente. Nemmeno noi.